A Vairano il ritrovo in Piazza Unità d'Italia. Sindaci e associazioni prendono parte all'assemblea pubblica per dire no alla turbogas a Presenzano, per promuovere la manifestazione del 25 gennaio e per studiare nuove soluzioni per bloccare l'iniziativa imprenditoriale della Edison, autorizzata da tutti i governi che negli anni si sono succeduti. È un momento in cui la Regione Campania nel 2011 prima e nel 2019 poi ha sottoscritto un'intesa sia per l'autorizzazione che per le proroghe. È chiaro che ci ha lasciato, scusatemi il termine, in mutande i cittadini e i comuni. Perciò riteniamo che oggi, al di là di tutto ciò che si dice, fermo restando non solo la mia contrarietà ma di tutto il territorio, dovremmo far evidenziare ai ministeri, diciamo, di questa forte confusione, forte disagio e paura che hanno gli abitanti di questa terra. Impianto che interessa il Molise perché verrebbe costruito sul confine con la Campania, in un lembo di terra che interessa anche il Lazio. Impianto contestato dalla popolazione perché Presenzano e di riflesso una parte del Molise non meritano, hanno detto nel corso della manifestazione, l'ennesima centrale che produce denaro per pochi e veleni per molti. In prima fila la deputata della Frana Rosalba Testamento del Movimento 5 Stelle e il consigliere regionale Antonio Tedeschi. Abbiamo presentato una mozione in consiglio regionale che dice sostanzialmente no a questo scempio ambientale e ci costituiremo come Regione Molise al fianco delle amministrazioni locali e a fianco delle associazioni. Per l'esponente dei Popolari per l'Italia la partita è politica e la palla in mano ce l'hanno i 5 Stelle. È una questione politica. Se i 5 Stelle, che hanno in mano il governo, diciamo, per quanto riguarda il Ministero dell'Ambiente, possono ovviamente decidere di bloccare questo scempio ambientale per tante ragioni. Uno, perché già ci sono nel nostro territorio tre impianti del genere che impattano non poco sulla salute umana. Due, perché stiamo facendo anche uno studio epidemiologico proprio che va in quella direzione. Quindi per tantissime ragioni si può bloccare quest'opera, ma è una questione politica. Durissimo l'intervento del sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, insieme ai primi cittadini degli altri comuni interessati, chiederà di essere ricevuto dal Ministro dell'Ambiente. Nei prossimi giorni faremo partire una richiesta congiunta firmata da tutti i sindaci al Ministero dell'Ambiente di essere ricevuti dal Ministro, perché è evidente che qui comunque parliamo poi di una proroga che è stata data in questi mesi dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di un parere reso dal Ministero dell'Ambiente che dal nostro punto di vista non dovevano essere rilasciati.